Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Avellino Benevento. Siamo in diretta su 8 Channel, canale 16, in compagnia di mister Gaetano Teri. Iniziamo subito con le domande. Ivan Calabrese, 8 Channel, prego. Salve mister. Vorrei ripartire da questa ritrovata unione con il pubblico che si è vista anche giovedì. La squadra come l'ha percepita? Se avete parlato anche in settimana di questo e quanto è importante in vista del rush finale? Grazie. Ma vabbè, ritrovare diciamo i rapporti affettivi, emotivi con la nostra tifoseria è importante. Poi tutto passa sempre per i risultati e le prestazioni soprattutto che tu fai. Noi nelle ultime due partite abbiamo fatto due buone gare in termini di prestazioni e non abbiamo raccolto complessivamente quello che potevamo raccogliere. Per la partita di domani avevamo un margine di vantaggio che si è totalmente assottigliato e quindi si è tutto riequilibrato. Mancano tre partite alla fine, la partita di domani gioco forza, è una partita importante perché a tre giornate alla fine determinerà probabilmente quelle che saranno quella che sarà la classifica futura. E quindi ma la squadra sta bene, quindi i tifosi, sappiamo che è un derby, i derby sono partite sempre un po' particolari, non è che ci tengono solo loro, ci teniamo anche noi, ma non perché è una partita importante, ecco. Franco Santo, Corriere dello Sport, prego. Buonasera mister, volevo partire da un assente e un ritrovamento, diciamo, tra virgolette. Cioè, in Prota che non c'è, un'assenza importante, e Lanini che ritroviamo forse con un po' d'anticipo rispetto a quello che tutti avevano pensato, no? Ma in realtà con Lanini siamo andati con gradualità. Poi, siccome i responsi del campo erano positivi, negli ultimi 5 giorni lui ha accelerato, non ha problemi, ed è un giocatore che fa parte delle convocazioni. È un giocatore che comunque è stato anche con noi, ripeto, negli ultimi 3-4 giorni attraverso le esercitazioni tecnico-tattiche. È un'arma in più, poi dopo vedremo come e quando, ma è un'arma in più. In Prota, vabbè, un'assenza che chiaramente ci dispiace, però non sono abituato all'interno di questa rosa, di questo gruppo. Ci sono dei giocatori che possono coprire anche più ruoli, Simonetti ad esempio è uno di quelli, ma poi siamo sempre in grado di cambiare anche l'atteggiamento tattico. Insomma, da quello che si è visto in settimana, che abbiamo visto, il mio Martini è aperto, quindi abbiamo visto qualcosa, insomma parecchie prove, ci sono parecchi dubbi in qualche settore. È una cosa che ronzava nella mente, quella prova di Meccariello esterno, diciamo braccetto di destra, è una cosa fattibile, una cosa futuribile, una cosa che può venire buona anche a partita in corso? Ragazzi, ma Meccariello è un giocatore che ha recuperato da un po' di tempo, e a volte sono delle cose perché magari nel preparare gli allenamenti serve coprire alcuni ruoli, quindi una situazione tampone perché ci serviva ad addestrare alcune cose nello specifico. Vabbè, Meccariello è un giocatore che ha recuperato, però siamo alla fine del campionato, serve tempo. Oreste Tretola, Il Mattino, prego. Buon pomeriggio mister. La posizione di Pinato, come è stato utilizzato con il Monterosi tra le linee? Tra l'altro l'Avellino gioca col 3-5-2, il Monterosi giocava col 3-5-2, lei lo ha provato un po' in questa posizione tra le linee, a volte un po' più avanzato, può essere un'idea, una soluzione per domani sera? Insomma, noi abbiamo, mi fate delle domande dirette perché in realtà voi volete carpire ciò che io non vi voglio dire, quindi come la mettiamo? troviamo un punto d'incontro, ma noi siamo in grado di cambiare anche dal punto di vista tattico, ma anche l'ultima partita, quella con la Juve Stabia, a parte che il calcio è fatto di mobilità e non tipo di posizioni fisse e predeterminate, ma anche nell'ultima partita
quasi un 4-3-3 che abbiamo giocato, un 4-3-1-2, giocando l'improvvisa stava sempre alto, per cui siamo in grado di fare tante cose. Per fortuna all'interno di questo gruppo ci sono dei giocatori duttili, capaci di interpretare tanti momenti della partita, ma la cosa importante è che abbiamo fatto un'ottima settimana di allenamento, c'è ampia disponibilità o ampia scelta, toccherà a me scegliere inizialmente quelli più pronti, più adatti al tipo di partita, per una partita importante che, ripeto, nel caso di vittoria di uno delle due sarà quasi determinante per stabilire la classifica finale. Con un risultato interlocutorio tutto rimane aperto, e quindi questo è. E poi le voglio chiedere dell'Avellino, al di là dell'attacco che è chiaramente temibile, perché è il miglior attacco del campionato, che cosa teme di più della formazione di Pazienza? L'Avellino è una squadra solida, consistente, ha giocatori forti davanti, è una squadra che è anche un po' camaleontica, perché non è una squadra che impone sempre, però ha giocatori forti davanti, lo dicono i numeri, li andiamo a sfidare in casa loro, loro all'andata hanno vinto, anche una partita anomala che io ho visto e che probabilmente neanche meritava di vincere l'Avellino, però poi il calcio è così. Ma adesso è un'altra storia per tutte e due le squadre, un'altra partita, un altro momento. A tre giorni dalla fine noi siamo bene, noi stiamo bene, ripeto, noi per mentalità non amiamo accontentarci, quindi li andremo con l'atteggiamento giusto, umile, determinato, giudizioso, equilibrato, intraprendente, propositivo, tutto quello che noi dobbiamo mettere nella partita. Massimiliano Mogavero, il Sannio Quotidiano, prego. Sì, buon pomeriggio mister. Dal punto di vista dell'intensità, che tipo di gara si aspetta? Intensa, anche su ritmi elevati, come è stata quella con la Juve Stabia, dove probabilmente non sono fioccate le occasioni, però il pubblico si è divertito perché la partita appunto si è giocata su ritmi alti, o forse anche un po' per via della tensione che l'importanza della posta in palio può portare, si aspetta una partita un po' più chiusa, anche per via delle caratteristiche dell'avversario? Dal punto di vista dell'intensità, volessi dire veramente le cose come sono, non lo so che tipo di partita sarà. Se noi alziamo i ritmi, loro devono rispondere con le stesse armi e viceversa. Sarà una partita attenta sicuramente, perché quando si arriva a questo punto della stagione si affrontano due squadre consapevoli e forti, noi ci sentiamo consapevoli, forti, poi lo dovremo dimostrare in campo. Quindi è difficile stabilirlo, ognuno di noi, sia noi che loro, sa quali sono pregi e difetti dell'avversario. Dovremo lavorare per noi, da parte nostra, per eliminare i difetti e per valorizzare invece i nostri pregi. Roberto Corrado, Cronache del Sannio, prego. Mister, buon pomeriggio. A proposito di pregi e difetti del Benevento e dell'Avellino, l'Avellino ha gli stessi punti del Benevento, però segna con una maggiore facilità rispetto al Benevento, e questo dato un tantino la preoccupa? No, complessivamente loro sono una squadra forte, ma così come lo siamo noi, poi però alcuni dati lasciano il tempo che trovano, non lo so, Avellino Picerno 5-1, un risultato, quindi loro fanno 5 gol, è una partita in cui il risultato viene determinato da alcuni episodi particolari che non sempre si verificano. Lo stesso attore del Greco, Latina, dove loro hanno fatto una goleata, quindi è tutto da vedere, è tutto da dimostrare. Questi piccoli particolari entrano nell'economia della gara perché comunque hanno valenza, però alla fine si affronteranno due squadre. Noi siamo compatti dietro, quindi abbiamo spessore notevole. Poi mister, le chiedo riguardo al centrocampo, ha già stabilito, diciamo, il partner di Nardi? Chi l'ha detto che gioca Nardi? Potrebbe anche non giocare. Voi l'avete stabilito? Io non lo so ancora, per cui lo so. Ma non ci sono partner, si fanno delle scelte iniziali che poi dipendono anche da tante cose, anche dalla settimana di lavoro. E per fortuna stanno tutti bene, a parte Caric, che ha avuto un lieto evento con la nascita di una bimba a cui abbiamo dato un paio di giorni di permesso, gli altri hanno lavorato con grande continuità, quindi io li voglio avere questi problemi, abbiamo giocatori all'altezza e quindi toccherà poi a me scegliere. Gianluca Napolitano, Corriere del Pallone, prego.
Mister, non le chiedo se gioca, però insomma volevo chiederle per quanto riguarda Berlingieri, che per quanto insomma ha fatto vedere nelle ultime due partite, lei avrebbe delle remore a buttare una mischia in una partita così sentita, un ragazzo giovane? E poi volevo sapere, dopo una settimana di lavoro, diciamo dalle nostre parti, lei lo sa benissimo, si vive anche di piccole soddisfazioni. Ecco, quanta voglia ha la squadra di dare una soddisfazione al pubblico giallorosso anche dopo insomma tutto quello che è successo in settimana? Ecco, lei che percezione ha? Sapete cosa c'è, quanta voglia ha la squadra? Noi non pensiamo soltanto a dare una soddisfazione ai tifosi, è una parte molto importante perché sappiamo che è un derby, perché sappiamo che i tifosi sono con noi, perché sappiamo che ci tengono particolarmente, ma il nostro punto di vista è totalmente identico a quello dei tifosi. Noi vogliamo fare una grande partita per i motivi che ho detto prima, perché è un derby, ma perché è una partita importante. Abbiamo nelle nostre corde le qualità per andare a giocare la partita adeguata, a quella che sarà domani sera, poi i tifosi in più, accontentare loro è un piacere in più, ma ce l'abbiamo anche noi questo piacere dentro di noi, all'interno della nostra intimità e delle nostre motivazioni. Ah, Berlingieri, mi ero un po' perso nei ragionamenti della prima parte della domanda. Berlingieri, ma nessun problema, perché è un giocatore giovane, non può reggere l'impatto emotivo con una partita, è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che sta facendo un percorso di crescita con noi, anche positivo. Sono sicuro che non avrà nessuna paura, perché Berlingieri è un giocatore che farà parte delle scelte. Massimiliano Mogavero, il Sannio Quotidiano, prego. Sì, mister, qualcuno si è spinto oltre parlando addirittura di finale anticipata per Benevento ad Avellino, però è innegabile che si potrà iniziare a respirare il clima playoff, perché ci saranno 10.000 spettatori, c'è di fronte una concorrente diretta sia per la vittoria del campionato all'inizio che adesso per la promozione attraverso la porta di servizio dei playoff. Quanto è importante anche da questo punto di vista riuscire a dimostrare di essere all'altezza in un appuntamento del genere? Tutte le altre, questa affermazione, si fanno delle grandi risate, tutte quelle che ci toccherà in qualche modo, poi vedremo come, quando e perché andare a sfidare, ma no, una partita importante fra due squadre di questo girone importanti, forti, che hanno fatto un percorso notevole al di là di quello che ha fatto la Juve Stabia e che determinerà una posizione di classifica. Dopo dire queste cose qui di acqua veramente sotto i ponti, nonostante il caldo ne deve passare veramente tanta, clima da playoff. Sì, quando si arriva alla fine, al di là del numero degli spettatori, quando si arriva alla fine e siamo a tre partite dalla fine, le partite servono per assegnare proprio le posizioni in graduatoria, quindi diventano non importanti, determinano delle situazioni. E questo che noi dobbiamo andare a ricercare. Oreste Tritola, Il Mattino, prego. So che non mi risponderà, mister, però nella sua testa c'è l'idea di una difesa a 4, ci sta pensando? Ma noi anche con la Juve Stabia l'abbiamo fatta per tanti momenti di partita, anche inizialmente, non solo quando poi è entrato Ciano e Caric praticamente in rapida successione. Sono dei giocatori duttili in questa squadra, possiamo fare tante cose, l'abbiamo preparata in un modo, poi dopo sarà la partita a dirci l'orientamento che dobbiamo prendere, però lo ripeto, siamo pronti perché abbiamo anche gli argomenti giusti. Io sono sereno veramente perché abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e quando lavoriamo bene io arrivo a fine settimana di lavoro, ancora domani ci saranno gli ultimi dettagli, so che siamo in grado di fare la prestazione importante, perché noi quello dobbiamo andare a cercare. Poi molte volte il risultato è figlio della prestazione che fai. Franco Santo, Corriere dello Sport, prego. Sì, giusto, sì, una chiosa. Siamo passati dalla difesa più forte del campionato, anche una delle più forti d'Italia, all'attacco più forte del campionato. Cioè, se volevano essere due test importanti per il Benevento, sono veramente per tutti, insomma, no?
Allora facciamo una cosa, visto che è così, troviamo un equilibrio perenne, costante, quindi miglioriamo questi dati statistici che riguardano l'attacco e miglioriamo pure i dati statistici che riguardano la difesa. Noi non subiamo tantissimo, però francamente abbiamo creato tanto nelle ultime due o tre partite e ci siamo un po' fermati, ma so che siccome siamo in grado di creare, so che continueremo a crescere, ecco, come squadra e come atteggiamento, ma l'abbiamo già dimostrato.